Ma perché? Allora, in aggiunta a quello che diceva Rosanna, mi fa piacere dire che la Fondazione ha da poco sposato un accordo con una comunità che assiste i disabili per supportare un progetto di inclusione sociale. In che senso? Nel senso che noi siamo convinti che laddove ci sono disabilità lievi, la vera scommessa di una società etica è quella di trovare degli spazi anche lavorativi per giovani affetti da disabilità. E quindi in questo senso ospitiamo con grande piacere gruppi come il vostro che sostengono progetti, ma noi stessi come Fondazione, quando organizziamo convegni, meeting, seminari, affidiamo il servizio di catering e di rinfresco a una cooperativa sociale Rossa Maggiore che porta qui i suoi ragazzi, preparano loro stessi, che fanno scuola di cucina, dei piccoli sensibili. In questo modo includiamo nel tessuto della quotidianità i giovani. Detto ciò, iniziamo spiegando che cos'è questo spazio. Che cosa è stato per 40 anni questo spazio? È stato uno studio dell'architettura. Quello che vedete nella foto è il professore Ezio De Felice, docente di museografia e restauro alla Facoltà di Architettura di Napoli. E dagli anni 60 fino al 2000 questo spazio è stato questo studio dell'architettura. Per fare dei nomi, nel 57 il Museo di Capodimonte si inaugurò dopo l'allestimento museografico fatto da Ezio De Felice, che è diventato l'allestimento di Capodimonte uno degli esempi più alti di museografia italiana, che ancora oggi viene portato in esempio in tutta Europa. Come vedete dalla foto, il professore è fotografato insieme a queste pale di legno, queste installazioni, perché il professore aveva anche un grandissimo talento artistico e quindi affiancava alla sua attività di architetto anche una necessità di esprimere le sue passioni, la sua arte all'interno di questo spazio che evidentemente consente alle proprie sensazioni di potersi liberare. Tant'è vero che come vedete dalla vostra spalla c'è un manifesto di Ezio De Felice oltre l'architetto. Nel 2005 organizzammo a Salerno una mostra che volutamente abbiamo intitolato Oltre l'architetto, perché dà conto di questa passione, di questo talento artistico che Felice aveva e che l'ha sempre mantenuto incubato all'interno del suo animo. Non faceva mostre, non si promuoveva come artista, era proprio un'esigenza dell'animo. Tant'è vero che tutte le sculture, le pale, anche i quadri, le installazioni, sono tutte opere di De Felice che noi, in sua memoria, conserviamo qui. In sua memoria perché quando De Felice ci ha lasciato nel 2000, ha lasciato una volontà testamentaria e questo spazio diventasse sede di una fondazione culturale, ma fondamentalmente diventasse uno spazio dove condividere conoscenze, condividere momenti di cultura cittadina, non solo, ma anche di aprire questo spazio ai napoletani. Quello che era stato uno spazio precluso da secoli, perché privato, anche quando era studio di architettura, di fatto uno spazio privato, oggi questo è qui, grazie a questa volontà etica di Ezio De Felice di aprire la città, il teatro di Palazzo Donnana. Quando De Felice viene in possesso del teatro, è in queste condizioni. Poi dopo vedremo perché. Lo restaura, il restauro del teatro diventa esemplificativo per gli studenti della facoltà di architettura che venivano qui a vedere quello che era diventato un vero e proprio cantiere scuola. Poi negli anni successivi, ecco, così era il teatro quando era lo studio, quindi con i tecnici, fiorisotti, rotoli, matite, compassi, quella vignetta era ancora dei vecchi compassi ottocenteschi. Nel 2000 il professore ci lascia 5 anni di
per trasformare da quello che vedete nella foto a quello che poi è diventato, e quindi anche sistemare in modo da poter accogliere un pubblico, ed è diventato fondazione, una premessa necessaria e d'obbligo per onorare la memoria di Ezio De Felice. Arriviamo a Palazzo Donnanna. Palazzo Donnanna, rispetto a tutta l'architettura che si sviluppa sulla costa di Posillipo, è un episodio estremamente particolare. Innanzitutto, vedete, rispetto alla linea di costa, nell'immagine di sinistra, esce fuori, quindi è bagnato da tre lati, cosa non frequente per gli edifici costruiti sulla costa di Posillipo. Ma questo nasce perché provate a immaginare, prima di Palazzo Donnanna, in questo posto un enorme masso di tufo che si svolge sul mare. Questo masso di tufo nella toponomastica antica veniva chiamato lo scoglio della Sirena. Vedete che il palazzo è costruito a diretto contatto con il masso tufaceo, non c'ha strutture di fondazione. E come dicevo prima, è bagnato su tre lati. Scoglio della Sirena. Nell'accezione nostra, nell'immagine ottocentesca, la Sirena è metà donna e metà pesce, c'è un'immagine che ci ha trasmesso Andersen, la Sirenetta di Copenaghen, eccetera. Invece tenete conto che nella mitologia classica la Sirena è metà donna e metà uccello. Tant'è vero che si conserva nel British Museum un cratere del 480 a.C. dove è raffigurata la classica immagine omerica di Ulisse legato all'albero della nave e questi tre uccellacci che gli girano attorno. Soffermatevi un attimo sull'immagine del volatile dell'uccello, perché poi ritroviamo nella nostra cultura, nella tradizione popolare, tantissimi figli che letti reciprocamente danno conto di una radice profonda della cultura napoletana. L'uccello, per sua natura, il gallinaceo, ha una natura doppia, perché è un volatile che però non vola, è costretto a camminare paradossalmente. La sirena è una natura doppia, perché è metà donna e metà uccello. Infatti, vedete nell'immagine del cratere cui si vede ad esempio stanno sedute. E la sirena che sta scendendo non vola, ma è come se si buttasse in un tuffo di testa, cioè che questa è l'incapacità di volare. Poi dopo vediamo avanti questa natura doppia, come poi si è permeata nella cultura napoletana. Questo è ancora un piatto che è esposto al Louvre, ancora la sirena metà donna e metà uccello, una statua con una terracotta al Louvre sempre di origine turca, e alcune incisioni che danno sempre conto di questa immagine mitologica della sirena metà donna e metà uccellaccio. Le sirene erano tre, Partenope, Leucosia e Ligea. E non è un caso che poi Partenope è il nome della vecchia Napoli, perché l'insediamento dei coloni greci che venivano da noi sulla colonna di Pezzo Falcone, nell'insediamento prende il nome di Partenope, quasi fosse un omaggio oppure un ricordo della sirena mitologica. Ligea, questa presenza delle sirene sul nostro territorio, in particolare in questo sito, è segnata anche dalla conservazione nella toponomastica costa delle sirene, quella che è la costiera di Sorrento e di Positano, quindi l'isola Sorrento e l'isola Positano, ancora oggi viene chiamata la costa delle sirene. E non è un caso che dal lago di Positano al largo ci sono tre piccole isolette, tre come le tre sirene, e ancora oggi queste tre piccole isolette si chiamano Ligabria. Ed è ancora il ricordo, la radice delle tre sirene omeriche di Gallinacei. Questi sono Ligabria. E continuando, la maschera nostra, Pulcinella, non è altro che un piccolo uccino di Gallinaceo, che quasi a voler essere un legame con la sirena fondatrice del nostro primo insediamento. Ma ancora qui non è una maschera ottocentesca, perché trae origini da lontano, nel periodo bicereale. Immaginate che
che a seguito delle truppe spagnole che governavano il nostro territorio venivano guitti santi banchi, ed è lì che si forma la commedia dell'arte, e lì che si forma anche questo strano linguaggio che poi è stato portato al teatro da Dario Fo e Gramò, perché c'è la necessità di farsi capire dai contadini, da gente ignorante, da persone non istruite, e quindi non si può parlare una lingua colta. Non gli spagnoli, gli attori spagnoli non conoscevano il dialetto, quindi si mettono questo linguaggio che dice tutto e non dice niente, sono dei fonemi che riecheggiano, che fanno capire che c'è un'azione scenica, la commedia dell'arte, tutto fatto all'impronta, senza rinnovaggio, senza copione, e quindi le campagne, le aree si riempiono di viandanti, di attori, di quinti. E c'è stato un incisore, Jacques Caron, che nella prima metà del Seicento seguiva queste comitive di attori e ne ha tratto una serie di incisioni che ancora oggi si conservano. E guardate, incide, e ogni attore comunque c'ha una maschera che riccheggia un gallinaceo, siamo nel Seicento qui, c'ha delle piume sul copricapo o sulla schiena, e anche i nomi, Razzullo, da Razzolare, Cucurucù, che è quasi un suono onomatopeico del verso della gallina. E quindi vuol dire che la maschera di Pulcinella ha degli antenati seicenteschi, come se fossero un anello di congiunzione fra il gallinaceo e la sirena partenope e la maschera attuale. Vedete anche il meno squacquaracqua, sempre questi nomi, questi suoni, appunto questo gramlob, che è un fonema che riecheggia il gallinaceo. Ma ancora nella tradizione popolare napoletana c'è il mito del castel dell'uomo, mito virgiliano, Virgilio Mago, non solo poeta, e il destino di Napoli è affidato all'integrità che il mito vuole Virgilio abbia nascosto sotto castel dell'uomo in una gabbietta. Si tratta che l'uomo è integro, Napoli sarà salva, e l'uomo, e quindi la gallina, e quindi è un filo con la sirena partenope. E in una sorta di sincretismo, ancora oggi in alcune zone popolari del Vesuviano si venera la Madonna delle Galline, per cui si festeggia la processione della Madonna e i contadini pongono sul piedistallo della Madonna delle Galline. Qua siamo per creare una congiunzione fra il mito, i dei pagani e la religione cattolica. Questo è lo scenario dello scoglio della sirena. Quindi capite come si addensa in questo posto, si addensano le radici più profonde di Napoli, in una sostanza. Veniamo al palazzo. Palazzo Dornana, Anna Carafa. Anna Carafa è una giovane ragazza all'epoca, 22-23 anni, figlio di una famiglia nobilissima, ricchissima, con possedimenti di tutta l'Italia meridionale, un patrimonio inestimabile. Arriva in età da sposa. E ovviamente immaginate, c'è la corsa da tutta Italia, da tutta Europa, tutte le famiglie nobili presentano alla famiglia Carafa la candidatura del proprio figliolo per farla sposare con Anna. Prendiamo a prestito le parole di Scipione Volpicella di un bellissimo resoconto sul Palazzo Dornana del 1845. Quindi vedete, dice, non solo era ricca, ma era anche bella, è diventata un po' qui, è ricca e bella, è un partito perfetto. Viene richiesta in moglie dai medici di Firenze, dai Barberino, nipote di Papa Urbano VIII, il re di Polonia, il duca d'Este di Modena. C'è la corsa a sposare Anna Carafa, ma il medico, il Barberino e il polacco non potettero avere l'intento opponendosi tra ragioni di Stato di Spagna. Come vedete, governano gli spagnoli, Filippo IV da Madrid. Dice, ma che vi siete messi in testa? Se una Carafa deve sposare qualcuno, lo decido io, perché per la corte di Madrid imparentarsi con i Carafa significava fare proprio un matrimonio. E tenete conto del fatto che i Carafa avevano dei possedimenti anche nel ducato di San Pioneta. San Pioneta è verso la Pianura Padana, e poiché c'era la pressione dei francesi sull'Italia meridionale all'epoca del dominio della vicereale spagnolo, avere un avamposto verso l'Italia centrale era estremamente strategico.
quindi ovviamente in questi casi quando si parla di matrimonio sono strategie politiche precise. Anna Carrasi capisce che questo è il gioco e dice va bene, allora giochiamo. Per cui fa arrivare a Filippo IV la sua volontà. Benissimo, devi decidere tu chi devo sposare io, a patto che tu non mi dici e io divento vicevicina. Se tanto mi dà tanto, allora giochiamo. E quindi succede così. Filippo IV designa il duca di Medina, Don Ramiro Guzman, quale sposo di Anna Carafa. E si sposano e così Anna Carafa diventa viceregina. Tutto questo avviene contro la volontà della nonna di Anna Carafa, che era una Gonzaga, Isabella Gonzaga, che non voleva imparentarsi con gli spagnoli, cioè voleva mantenere una radice italiana alla dinastia di Carafa, imparentata con gli Aldobrandini, con i Gonzaga, cioè sono nobiltà italiane. Questo matrimonio con il Rimbazzoni, con lo straniero, non gli andava bene. Però ci si mette il destino, per cui muore la nonna, muore il padre, oppure si opponeva, e quindi invece la mamma di Anna Carafa, che vedeva di buon occhio questo matrimonio con gli spagnoli, non ha più antagonisti familiari che si opponevano al matrimonio, per cui si sposano. E incaricano Cosimo Fanzago di progettare questo palazzo. Cosimo Fanzago all'epoca lavorava tantissimo a Napoli, obelischi, statue, palazzi, per dire l'obelisco di Piazza Antonio Maggiore di Fanzago, la fontana qui del Segreto di San Leggiolino di Fanzago, Palazzo Carafa di Maddaloni di Fanzago, per non parlare di San Martino, la chiesa, qui straordinari intarsi marmorei di Santo Pavimento, la balaustra. Fanzago ha una cultura da scultore e quindi concepisce l'architettura a sua volta come una macro scultura. Era un artista del momento, dell'epoca, e quindi chiaramente incaricano quello che è l'architetto più in voga, più in vista, più votato. E gli dicono di costruire un palazzo in questo posto. Perché? Perché si giudicavano felici e quindi tutto questo, come dice Volpicella, furono cagione che nei loro menti si generasse superbia. Quindi non solo dovevano sovrastare gli altri uomini, dice la vicina, ma la loro casa doveva sovrastare l'altro di casa. E Cosimo Fanzago costruisce il palazzo. E come lo pensa? Ha un'occasione unica a Napoli di costruire un palazzo esattamente sull'acqua, sul mare, perché come abbiamo detto prima non ce n'è uguali a Napoli. C'è una scenografia impressionante perché c'è tutto il golfo davanti a sé e quindi lui immagina una visione a 180 gradi del palazzo. Tant'è vero che per fare questo svuota gli angoli. L'Italia è a 45 gradi e nell'angolo di 45 gradi crea queste grandi logge. Vedete, è quasi come voler dare un senso di circolarità a tutto il palazzo. Non solo, ma poi vedete sulla sinistra tre archi per tre ordini. Questi tre archi qui, li trovate nel cortile, li trovate ancora sopra. Vedete a destra tre archi per due ordini, ma dovevano diventare tre. Perché Fanzago ha in testa l'architettura veneta. Sebastiano Serio, Andrea Palladio, all'occasione come Venezia di costruire un palazzo sull'acqua, e importa a Napoli un modello architettonico che è veneziano, cioè questo tipo di linguaggio non è meridionale, non è napoletano, ma è l'architettura veneta importata a Napoli. Tanto è vero che nell'organizzare questo sistema di tre porte per tre archi e sotto l'accesso dal mare, non fa nient'altro che ripetere lo schema dei palazzi di Canale Grande, che vedete hanno il sistema di tre archi per due o per tre ordini e a quota mare una grande porta, in modo che il mare si possa infilare e si possa tirare in secco la barca. Però Fanzago aveva un masso di tuffo e quindi che cosa fa? Anzi,
capito, se sale in orizzontale queste nostre masse non facendo sul palazzo, cosa che investigare? E dove da un taglio, da oriente alle mie spalle e dall'occidente, che vedete questo taglio orizzontale, è un taglio da nord verso sud. E man mano che taglia la roccia, le pareti, ne abbassa il livello fino ad raggiungere la coda del mare. Cioè voglio dire che dietro questi intonaci, dietro questi stucchi, non c'è muratura, cioè i conci di cui volevamo, c'è la roccia viva. Quindi prima scolpisce il masso più facile, individua le nicchie, ci scolpisce le nicchie, prima modella il masso più facile e poi lo decora con gli stucchi in. E l'animo dello scultore che esce fuori ancora una volta. In questo modo crea dei veri e propri caravaggi. Il buio che sta dietro questa vetrata e che dopo andremo a vedere, è il buio di queste grotte che lui crea in basso, portandole fino a quota del mare. Queste qua sono le grotte. Vedete a destra e a sinistra le pareti di roccia viva. Evidentemente poi invece le strutture orizzontali voltate sono costruite. Inoltre Anna Carafa chiede che all'interno del teatro vi fosse una assai vasta sala con una porta in sul dorso del monte, da quel lato, per cui si potesse entrare a cavallo o in carrozza. E nel cuore dell'edificio quindi Fanzago disegna questo teatro facendo in modo che da alcuni palchetti che vedete qui sopra, che vedete alle vostre spalle, ci si potesse affacciare dagli appartamenti nel posto in cui Anna Carafa non aveva voglia di partecipare alle feste, per poi controllare il gossip spagnolo, le cose che avvenivano durante le feste. Anche in questo caso, questa sistemazione della controfacciata è di matrice veneta. Vedete, l'arco centrale, le due aperture squadrate laterali e i tre occhi vengono definiti serliana, nel senso che nel 1500, nel periodo di cui parlavo, eccetera, c'è una necessità di codificare l'architettura, per cui Palladio scrive i libri dell'architettura e codifica per dire dell'architettura greca, romana, ionica, provincia, tuscanico, c'è una necessità di incasellare in alcuni canoni la storia dell'architettura e in questa necessità di codifica questo sistema viene definito seriano, tant'è vero che poi nella Basilica di Vicenza ecco vedete come questo schema della seriana è reiterato lungo tutta la facciata, arco centrale, aperture squadrate, oculi sopra e sotto. Abbiamo detto che Anna Carafa aveva visto che venisse costruito un teatro all'interno del palazzo. Ora chiunque entra dice il teatro, ma insomma, se ci si aspetta un palcoscenico, una platea, dei posti a sedere. E invece dobbiamo un attimo fare attenzione all'idea di teatro che è nell'accezione della cultura spagnola. Per fare questo facciamo due esempi. Uno, un resoconto di Domenico Antonio Pallino, che parla del governo del vicere del re di Napoli e intitola questo suo scritto Teatro eroico e politico dei governi del vicere. A fianco a questo scritto, due stampe, una di Antonio Buifon, dove si vede una scena dall'alto, con un cielo il golfo dal lato di Vergellina, quel promontorio che vedete è dove sta la chiesa di Santa Maria del Parto, dove c'è il pulmone di Vergellina e poi si imbocca il Mosinico, e vedete in mezzo al mare c'è una grande piattaforma galleggiante. C'è ancora un'altra incisione, questa è del 1695, ce n'è una di 10 anni prima di Federico Peschi, che ancora rappresenta questa enorme piattaforma a mare, attorno a barche, dall'alto di Santa Maria del Parto. Fate attenzione, sulla destra, quella è la spiaggia della Riviera di Chiaia, quando ancora la spiaggia non c'era mai colmata, ed è piena di gente. Dove la collinetta di Santa Maria del Parto ci sono vari terrazzi, piene di persone. E guardate come viene descritto tutto questo, questa festa. In primo luogo il palcoscenico, lungo un centinaio di metri e largo circa 75, 100 metri per 75, per quanto fosse stata più a
35 metri, cioè tre volte questa fatta che sono facendo, galleggiante. Era piantato sul sol dei travi a 5 metri dal fondo salvezzo. Per costruirlo furono impiegati circa 10 quintali di grossi fiori. Il piantito ricoperto di terra reggeva su un fianco due obelischi cani, vedete il primo piano a destra e a sinistra, e trasparenti, altri circa 32 metri, e al centro un arco che a sua volta raggiungeva una ventina di metri. Un ampio ponte costituiva l'accesso dall'arenile ed il perimetro del palco stesso era segnato da una doppia fila di piante e di fronte vetri. Fra questi i funghi artificiali pronti per gli spari, inframmezzati a loro volta da 1200 grosse candele di città. Sui tre lati della piattaforma erano appoggiate 23 galere e imbarcazioni militari, mentre tutto intorno, più a largo, tra la spiaggia di Chiaia e il Posillipo, andavano e venivano o erano in sosta centinaia di gondole e di felpe ricoperte di broccati, e più modesti gonzi e barchette di ogni tipo, colpi di spettatori e festosamente illuminati. Il pubblico, decine di migliaia di persone erano venute sciamate lungo la riviera per assiparsi come potevano e dove potevano sulla spiaggia, sulla collina, sui terrazzi, sui tetti. Nel tardo pomeriggio è venuto sul palco una corrida con il sacrificio di vari pittori che venivano poi gettati in mare dalla passerella. Vedete, c'è la passerella che collega la terra ferma, il toro ucciso vengono buttati al mare. E c'erano questi spettacoli di tavola famiglia. Siamo in piena Spagna, stiamo guardando. Più tardi, nel pomeriggio, apparve in sella superbi destri sei squadrigli di giovani cavalieri. Ciascuno mostrava i colori e i segni di famiglia ed era scortato da lacchè e stazieri. Al calare della notte, mentre si accendevano le candele per i vetrali del palco, i due obelischi in trasparenza rilevarono decorazioni policrome. A notte inoltrata, infine, ebbe inizio l'ultimo atto dello spettacolo, la fantasmagoria dei fuochi artificiali, che riempirono la volta celeste di scoppi. Sullo sfondo i palazzi di Posillipo splendevano per migliaia di candele di lume d'oro, sicché l'arco della costa formava una degna cornice per le feste a Mergellina. Era questo, in sostanza, le feste a mare, che diedero fama a Posillipo e che si prolungarono per tutta la notte, fino a quando il piscere non si allontanava verso l'alba con il lungo corteo navale. Questa era la vita a Posillipo. I famosi spazi di Posillipo, il mare pieno di barche, musici, cantanti, però questo è un lato della medaglia, poi dopo vedremo l'altro lato. Perché vi ho detto questo? Perché guardate in basso nel cartiglio dell'incisione cosa c'è scritto? C'è scritto teatro. Allora che vuol dire? Vuol dire che il teatro non è il teatro del palcoscenico della bambina, ma è lo spazio ludico, lo spazio della festa, dell'intrattenimento, dei balli, della musica, anche della rappresentazione di commedia, ma è praticamente uno spazio dove vivere il tempo libero. E non è un caso che durante il periodo di cereale la stessa città di Napoli si riempie di fontane, di obelischi, cioè c'è una volontà scenografica di dare degli arredi urbani alla città in modo che la gente potesse vivere per strada. Panchine, appunto, fontane, ovvero sistemazioni urbanistiche. Il fatto che nella nostra cultura noi abbiamo la tendenza come a gesticolare, oppure il fatto che si dica Napoli un teatro, oppure il fatto che si passa per i corsi della gente che sta arrivando in casa, non ci sta, ma sta per strada, non è nient'altro che la derivazione di tutto questo dai 300 anni di dominazione spagnola che hanno indotto un modello sociale di partecipazione totale dello spazio urbano che viene arredato e che viene vissuto. E quindi il teatro è un po' tutto, anche una piattaforma al mare diventa teatro. La costruzione del palazzo prosegue, ci sono impiegati 400 uomini, 250.000 scudi, si sta costruendo, però man mano che si costruisce il primo e il secondo piano, la casa già comincia a dare delle feste. Perché? Perché vuole dare il segno, che è ambiziosa, è uscita a spuntarla con il Filippo IV, e quindi vuole dare il segno che lei è la vice regina e lo deve
dare un modo importante, significativo. E quindi, pur essendo ancora in costruzione il palazzo, già lo avrei addestrato i divansi, ogni via contiene un decoro. Però, come si arriva al Posillipo? E tenete conto che via Posillipo è stata costruita da Giorgio di Francia, quindi siamo in periodo di dominazione francese. Perché nell'Ottocento, perché siamo di dominazione, non c'è una parte mancata così, diciamo la verità. E come si arriva a fare? Don Ramiro, il duca di Messina, dice che fa costruire semplicemente una stradina da Mergellina fino qui a Donnanna. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, Anna Carafa aveva questa voglia di entrare a cavallo o in carrozza qui, attraverso la Seriana. Ma era un suo vezzo, ma una strada importante, con la pompa e con la magnificenza di qualsiasi palazzo. Cioè, voi immaginate che arriva a Piazza Santa Maria Maggiore, vedete Palazzo Lucignano. Che cosa ha bisogno del palazzo? Dare dei segnali della potenza e dell'importanza dell'imperatore. Quindi il grande portone, il pugnale di ferro, lo stemma, sono tutti messaggi che si lanciano riguardo il potere del proprietario. Tutto questo non c'è, questo è portato da un cancello. Non è pensabile che un palazzo viceleale abbia questo ingresso. Allora vediamo l'accessibilità a Donnanna. La prima accessibilità, quella pedonale, cioè c'è la servitù, ci sono i fornitori, ci sono gli operai, devono andare a venire. Avveniva in questo modo: ogni palazzo presentava nelle sue propaggini sulla spiaggia dei varchi. Vedete, il primo piano di Benino Hamilton c'ha questa parte rotonda, al di sotto si camminava, e in fondo vedete Donnanna, che vedete dei viandanti sulla spiaggia. Anche in questa incisione, spiaggia, si passa sotto il Virino Hamilton, spiaggia, si passa sotto Donnanna, spiaggia, si va nel palazzo successivo. Questa è la viabilità minima. La viabilità di Anna Carafa, diciamo privata, avveniva, e poi vedremo come, per entrare nelle carrozze, ma fondamentalmente la viabilità vera di accesso al palazzo era questa. Perché è la volontà di far partecipare tutto il gruppo all'impianto scenografico del Palazzo Donnanna. Voi immaginate tutta la nobiltà napoletana che viene dal centro storico, si imbarcano sulle loro galere, sulle loro navi, ogni nave è una famiglia nobile, deve percorrere tutto il golfo, arrivare qui. Già Donnanna ha raggiunto il suo risultato, cioè tutta la nave sapendo che stanno andando da Anna Carafa, perché c'è una festa. E infatti, vedete nel dettaglio, la balconata dove erano tutti gli archi e la Carafa affacciata con la sua corte che saluta le persone che stanno arrivando, si infilano sotto nelle grotte, tirano nel barco in secco e attraverso un sistema di scale salgono in una Seriana e quindi entrano da quel lato e si trovano di fronte il teatro, il mare, la cucina sorrentina, cioè tutto questo. Purtroppo all'epoca non si vendevano progetti come li facciamo noi oggi, e però gli architetti affidavano a dei pittori che effettuavano dei quadri a bordo cielo, e ce ne sono tantissimi al Museo di San Martino. C'è proprio tutta una sala dedicata a questi limoni su tela di Didier Barras, che dipingeva dall'alto con cielo, e si chiedeva al pittore: senti, ma fuori io ho quest'idea, si scambiavano, e lui disegnava quello che Fanzago gli aveva detto. E infatti c'è una venuta della costa di Posillipo dove è inserito Palazzo Donnanna, o almeno come in quel momento Fanzago aveva descritto a Didier Barras la sua idea di Palazzo Donnanna. Ma la cosa che ci interessa è di guardare nell'angolo cosa c'è. Nell'angolo di attacco fra il palazzo e la costa di Posillipo c'è una torre tutta con degli archi. Probabilmente doveva essere quello il sistema per arrivare con la carrozza nel palazzo. E anche in questo caso ci viene in aiuto l'architettura veneta, perché a Venezia c'è il Palazzo Contadini del Nuvolo, che ha esattamente una sistemazione del genere. Quindi la possibilità, è un po' come anche la rampa dei cavalli che sale su a Sant'Eco, è evidentemente quella l'idea che aveva pensato creare quel punto di visto. Una rampa elicoidale per far fare questa entrata fortemente scenografica a
la carata, mettendo quel nome lì, andava a cavallo, una cosa straordinaria. Quindi questa è l'accessibilità. Torniamo alle vicende del palazzo. Succede che Filippo IV richiama in patria il Duca di Medina, perché ovviamente teme sempre, durante 200 anni, i re spagnoli temevano che un viceré troppo tempo a Napoli finiva per prendere un potere eccessivo rispetto al re di Madrid, e quindi divide in timbera ogni 3-4 anni, 5 anni si alternavano i viceré. Filippo IV chiama Don Davide, il Duca di Medina, a Madrid, che deve necessariamente obbedire. Anagrafa non lo segue perché vede infranto il suo sogno di essere viceregina, poi dice che vado a fare un'altra, io sono regionale, sono napoletana. Vedete conto che Anagrafa è stata l'unica viceregina napoletana nei 300 anni di dominazione, cioè normalmente i viceregini venivano da Madrid già con le loro spose, con le loro famiglie, o guarda che sposavano una spagnola. Nella storia della dominazione è stata l'unica sposa viceregina napoletana, quindi figurate se andava a Madrid a fare cosa, a fare la damigella di Conte, non se ne parlava proprio. È incinta quando il Duca di Medina torna a Madrid, cade in un profondo stato di depressione, si ritira in una villa a Portici, ma si ritira anche perché all'indomani della partenza del Duca di Medina risente su di sé un odio profondo del popolo napoletano, un ansia. Fin da perché la viceregina c'era una necessità di rispetto. Non è più viceregina, perché questo odio? Perché non aveva necessità di sposare l'invasore, di sposare quello che affamava il popolo di Napoli. Era una donna ricca, una famiglia nobile napoletana. Il popolo questo se l'era legato al tesoro. Solo, ma poi il Duca di Medina è passato alla storia come quello che più di ogni altro ha tassato e ha riempito di perbelli napoletani. Perché ovviamente non è che Filippo IV di Madrid diceva: senti, qua sta una bella cassa di soldi, vai a Napoli e governa Napoli. No. Tu vuoi fare le feste? Avete visto prima che lui l'artificio, i poveri, chi le pagava le feste? I napoletani. Si scrivevano di tasse, facevano i soldi e facevano i passi della vita del popolo. Questo è il rovescio della medaglia che vi dicevo prima. E guardate cosa dice Bartolomeo da Passo a proposito di Duca di Medina. Il Duca di Medina, Don Ramiro Filippo de Guzman, per sopperire alle incessanti richieste di denaro e di gente che gli venivano fatte dalla corte di Spagna, aggiungeva dazi a dazi, gabelle a gabelle, oppure aumentava le già esistenti senza nessuna criterio. Gravizie sulla seta, sul sale, sull'olio, sull'orzo, sulla carne, sui saluti, sul grano, si aumentavano a una proporzione sempre maggiore, e nuovi dazi si imponevano sulle sulla calce, sui contratti, sui filati. Così Medina, nel suo governo di poco più di 6 anni, potette ricavare dalla città, oltre le entrate ordinarie, meglio che 30 milioni di ducati. Non mancavano, è vero, in questo tempo le feste e gli spettacoli che abbiamo visto prima, ove il lusso della casa vicereale degli spagnoli della nobiltà che consumava senza produrre, pareva che questo aspetto di ricchezza e prosperità al paese, cioè tu vedi le feste, vedi fuochi a mare, i tori, le sfilate di barche, diciamo, è un paese prospero. Ma questa non era che un'apparente prosperità. E ben sapeva il Duca di Medina che, partendo da Napoli, ebbe a dire con cinica improntitudine che aveva lasciato il regno in tal termine che 4 famiglie non avrebbero potuto mettere a tavola un minestrone. Spompati il lusso. Allora immaginate una volta che andava a parlare con la regina, ma che odio si sente addosso. E in ironia della sorte si lascia andare, cade in depressione, perché per il figlio, vedete, mal comportando la sua grandissima sciagura, in breve tempo si sconcia, cioè per il figlio abortisce, e poi, sovrappresa da sì schifose infermità che di pidocchi in onda, passa miserabilmente in vita. E guardate la come cinica,
Il cadavere di Anna Carrara, principessa di Stigliano, duchessa, contessa, regente, posseditrice di moltissime terre, priva della sovrana pompa che al secondo periodo dello Stato si proveniva, viene messa in deposito. Ed è vero, le cronache dicono che il presidente viene chiuso le sue spoglie, perché questa è una cassa manovra, e messa segretamente di notte in un deposito a Sant'Agostino degli Scanzi, e poi traslata privatamente nella cripta Carafa che sta sotto l'altare maggiore di San Domenico Maggiore. Non si sa fra quelle sepolture quali sono quelle di Carafa. Ci sono stati dei ricercatori che hanno anche cercato di vedere se ci fosse semplicemente un monogramma sulle case, perché molte sepolture invece da tutti i Carafa seppelliti nell'ipogeo a San Domenico Maggiore. E poi ci sono delle sepolture enormi, una di queste era quella di Anna Carafa, ma non si sa qual è. Per dire come talmente era l'odio e l'astio che anche la sepoltura viene formata totalmente anonima. Il palazzo rimane abbandonato e rimane incompleto, per cui l'ala orientale, quella che si vede da Reggiolina, non è né crollata né ha avuto danni né ha avuto terremoti, ma è semplicemente incompleta. Perché mentre era in costruzione, va via il duca di Venere, dice, muore Anna Carafa, gli operai che fanno, posano gli attrezzi, si fanno pure loro, no? Tant'è vero che dopo la doveva vedere, ma insomma mancano i solari, mancano le finestre, proprio lo scheletro murario che doveva essere poi completato. E qui comincia la fama di Don Anna di luogo che porta male, il lato, che ci sono i fantasmi, che bisogna girare a largo, eccetera. E in questo abbandono, in questo scenario sociale, ovviamente scoppia la rivolta di Masaniello. Gravati di capelli di tasse, i napoletani non ce la fanno più, questo pescatore, poverissimo e grande, guida la rivolta, e nel guidare la rivolta, che cosa fa? Qual è il simbolo di queste tasse, di questo potere spagnolo che li ha salati? È il Palazzo Romano. E quindi la Beata Plebe pure sconquasso il palazzo, rompendo e fracassando quando quello viene, portano via le miniere, portano via i pavimenti, portano via tutto, rimane semplicemente lo scheletro. Perché è l'assalto a due simboli, il potere di spagnolo che ha affamato la città e alla Carafa napoletana che si è sposata con l'invasore. E quindi chiaramente viene devastato il palazzo. E c'è un quadro di Vico Spadano drammatico della rivolta di Masaniello, l'uccisione di Don Giuseppe Carafa, questo qua risposto pure questo San Martino, e guardate che evoca le scene drammatiche che viviamo oggi con l'ISIS, con il terrorismo internazionale. Vedete la testa di Giuseppe Carafa messa su una picca e portata in trionfo, il corpo con la testa mozzata viene buttato in un fosso. Questo per dire l'odio dei rivoltosi nei confronti della famiglia Carafa, questo è il consiglio di Anna Carafa. Quindi c'è un periodo di abbandono e nel 1711, quindi dopo qualche decennio, il marchese Carlo Mirelli, marito di una Carafa, tenta di rimettere in sesto tutto il palazzo e di questa cosa, di questa volontà, dà conto una lapide che è ancora esposta sull'arco centrale della parte orientale. Da via Posillipo si vede che c'è una lapide. Questa lapide mi piace segnalarla perché in chiusura dice della volontà del marchese Carlo Mirelli di restaurare il palazzo, ma c'è un'apertura quasi di ospitalità greca che è poi nell'animo dei napoletani, quando chiude: chiunque tu sia, entra dentro. Egli, cioè Carlo Mirelli, non vuole a se solo aperta la casa, ma ancora i suoi e nei suoi. È quasi un invito al viandante, al visitatore, al turista, ad entrare. E mi piace dire che dopo tanti anni il gesto di Ezio Vernice nell'aprire questo spazio ai napoletani, ecco, coglie un po' questa volontà di dire chiunque tu sia, chiunque voi siate, entrate e stiamo insieme nel teatro di Palazzo Romano. Anche il marchese Carlo Mirelli non riesce a restaurare pienamente il palazzo, diventa anche fabbrica di cristalli, viene abitato da
persone di ogni tipo, migranti ospitali da come, qui trovano rifugio prostitute, ladri, assassini, di notte facendo fuochi, si uccidono, giocano a carte, si ubriacano, insomma diventa una sorta di tetto di nessuno. E questa fama di donna maledetta avanza nell'animo popolare. Nell'Ottocento c'è anche qualche imprenditore che cerca di restaurare e farlo diventare un grande albergo, cioè sarebbe stato straordinario, immaginate l'albergo a mare, cose che non ce ne sono. Era quel periodo in cui poi Napoli si riempiva di imprenditori del nord Europa, cioè i vari Vapore Feste, Boeing, Catfish, Gaio Del, cioè questi nomi che ormai sono per noi familiari, non sono altro che imprenditori che nell'Ottocento venivano a Napoli, ne godevano del clima, del panorama, impiantavano le loro attività imprenditoriali e quindi c'era qualcuno che aveva tentato di farlo diventare un grande albergo. Ma no, questo non succede, per cui in questo palazzo così scheletrico e abbandonato, l'unica cosa che riesce a fare è di fittare un terrazzo nella parte occidentale per una trattoria e un'altra piccola trattoria su una banchina ad oriente. Anche qualche quadro, appunto, mi sono fatto che si era mangiato e qui il pesce che sto appena pescato, insomma, era bello che arrivassi a fare una trattoria a mare, come magari ancora si trovano oggi in Grecia, in tante isolette, mentre invece a Napoli non c'è più. Che succede? Che c'è un progetto dell'Ottocento per ristrutturare il Palazzo Donnana come l'unione dei marinai. E guardate cosa dice: abitazioni, pubblici bagni, lavatoi, spalditori, rifugio per barche. E voi immaginate un po' che sarebbe stato frazionato, diviso con tanti bagnetti, tanti servitori, tanti. Perché succede questo? Per fortuna questa cosa non c'è stata sempre, grazie a Dio. Perché succede questo? Facciamo un salto indietro. Via Santa Lucia. Via Santa Lucia prima della Corvata. Vedete, dove sta il mare? Qua c'è il Palazzo della Regione. A destra. Nella Regione. Le palazzate a sinistra sono quelle che ci sono alla Fattoria. Quindi vuol dire che Santa Lucia c'è la Fattoria sul mare. C'erano le barche e guardate quest'altra immagine, questa è presa dall'alto Santa Lucia, quindi a sinistra c'è il mare, guardate tutti quei barchi stessi. In buona sostanza Santa Lucia era il borgo dei pescatori, i marinai avevano la spiaggia sul palazzo e andavano a pescare, vivevano del loro pescato, le mogli contribuivano all'economia familiare facendo le lavandaie. E quindi lavavano i panni, la piangeria per il signore della borghesia ottocentesca di Chiaia, e li mettevano ad asciugare sulla spiaggia. Questa immagine di Chiadamone, a sinistra sono i palazzi di Chiadamone, a destra dove ci stanno gli alberghi oggi, c'era la spiaggia. Questa è la pianta del Duca di Noia, così è la pianta di Santa Lucia sotto la collina di Lorenzo Falcone, dove gira da Santa Lucia si messa via Chiatalone, e la riviera di Chiaia. Oggi come oggi, e vedete la linea verde è la parte dove è stata costruita. Che cosa succede? Succede appunto che il quartiere di Chiaia nell'Ottocento, grazie anche a questi imprenditori che vengono dal nord Europa, diventa sempre più il quartiere borghese della città, via dei Milpe, piazza e questa borghesia vuole avere una promenata sul mare dove passeggiare con i paresi, dove prendere i sorbetti al limone, cioè, che facevano la spiaggia di pescatori, vedi, le lavandaie, i panni a sciogliere, non è pensabile. Per cui c'è una richiesta all'amministrazione di Napoli di eliminare questo sconcio. Per cui viene dato quel progetto che vi dicevo prima. E, c'è una relazione di accompagnamento che enfatizza tutto quello che avviene sulla spiaggia di Santa Lucia per dare forza all'intervento che poi c'è stato di tornata. Lo scenario della spiaggia è questo, donne nudide, questa è la relazione di un progetto, non è un romanzo. Donne nudide, scalze, scinte come peggiori che si struciano all'aspetto dell'universale.
scarne madre che in pericolo mostrano persino nudo, uomini che si coprono appena con poveri cenci, torri di vagabondi e nudi fanciulli intenti a rovinare gli alberi, i marciapiedi e fare in gola i passi di una persuadina. E qual è il lavoro di queste donne? Le vedete sciorinare, seminute i panni sotto la vetta spessa del sole, le tempestate dell'acqua, con i piedi scalzi immersi in fetide pulsanti, le notti e i piedi curvi sui lavatori per fare innanzi alla loro ostentata esistenza. L'acqua di sapone e il ragno li stagnano nei corsi collettori e sulle foci delle tovaglie ed apprestano l'aria. Il piano stradale di molti vicoli è perennemente insudiciato e le lavatrici da non lavandare e danno spesso sotto spettacolo di sé medesimi sulle pubbliche vie. La naturale conseguenza di questo distanze delle acque nere in corsi collettori che non hanno libero sbocco al mare sono le febbre perniciose, il tifo, la polizia. Un'amministrazione pubblica sana dice benissimo, risaniamo, educhiamo, abbiamo un modo per poter ottemperare la necessità delle famiglie dei pescatori, però con un grado di igiene, cioè vuol dire che è un fatto di gestire questa ricetta. Invece che cosa si fa? L'idea è cancelliamo la spiaggia, se non ci sarà più la spiaggia non ci saranno più i pescatori, non ci saranno più la balsa che è. E così viene fatto. Per cui viene costruito il quartiere di Santa Lucia cancellando letteralmente la spiaggia. Vedete, sotto la nuovamente l'immagine di Santa Lucia a destra e a mare, qui in basso, quella è Santa Lucia, e questo è tutto il quartiere dove sta il Palazzo della Regione, e poi lo spazio ci sono le vittrici, c'è la torre, eccetera. Colmano, dove stanno le barche, colmano. C'è una spaventosa colmata al mare per fare il nuovo ordine. Ma la cosa ancora più scandalosa è che tutto questo avviene ancora una volta sulle spalle della Goldani, perché vengono grandi imprenditori immobiliari dalla Svizzera e dall'Austria, dicono al sindaco, benissimo, facciamo tutto noi, la colmata, la nostra palazzo, eccetera, in cambio tutto il costruito è nostro e ce lo vendiamo. E così è successo. Palazzo Dumesnil, che ancora oggi esiste sul lungomare, che oggi è sede dell'Orientale, Dumesnil era uno di questi imprenditori che dicono noi ti leviamo la patata bollente, però poi diventa tutto nostro. Allora che succede? Succede che i pescatori non hanno più dove andare a pescare. Che succede? Una rivolta. Succedono proteste, cortei per strada, perché gli hanno levato la possibilità agli uomini di pescare e alle donne di lavare i panni e non sanno come fare. Per cui da qui nasce quella proposta di prima. È quasi una festa che vuole essere messa sulla vicenda a dire vabbè, guarda, allora voi tutti quanti vi trasferite al Palazzo Tornata, sotto c'è la spiaggia, noi facciamo tante casettine, tanti passi, tante cose, poi il Palazzo Tornata e si risolve. Ripeto, grazie a cielo tutto questo non succede. E i pescatori poi alla fine anche Santa Lucia, quello che insomma i pescatori finiscono poi per non avere più spazio, la protesta piano piano rientra e si limitano poi a tirare le reti in qualche piccolo tratto di spiaggia appunto sotto Donanna, ma insomma non riescono a vivere tutte le famiglie che vivevano a Santa Lucia. Un altro episodio singolare di Palazzo Donanna fa riferimento a questo quadro. Questo quadro è stato dipinto da Gaetano Esposito, era un pittore che a un certo punto ha una notevole fortuna. Proprio grazie a questo quadro viene esposto alla Galleria d'Arte Moderna di Roma, viene acquistato dallo Stato e questa cosa dà un'improvvisa notorietà ad Esposito, per cui decide di installarsi al di sotto delle grotte e fare qui il proprio laboratorio. E poiché non era un tipo normalissimo di testa, reintegra questo, dipinge Donanna tutte le ore del giorno e della notte con tutti i tipi di luce, cioè e dipinge, luce, e talmente questa paranoia si prende spazio nel suo livello che caccia tutti i pittori che vogliono dipingere Donanna, quasi che fosse solamente solo la prerogativa di quello di dipingere. Chiunque si avvicina con un cavalletto delle tempere viene cacciato via in mano modo. Fa una brutta fine, perché poi quando il palazzo viene acquistato fino all'800 con la famiglia francese di Genoan, devono necessariamente mandarlo via dalle grotte perché devono ristrutturare il palazzo
non potendo vivere in un altro luogo che non sia Donnanna, se ne va a vivere all'interno, a Sala Consilina, perché per lui il mare è Donnanna, e Napoli è Donnanna, e poi alla fine si suicida perché non ce la fa leggendo in lontananza dal palazzo. In Genova compra un palazzo alla fine dell'Ottocento, solo degli industriali francesi, saponieri di profumi, riimpiantano una fabbrica di profumi a Napoli e intendono restaurare proprio il palazzo. Nell'archivio della famiglia Genova, che ancora oggi ha delle proprietà nella parte orientale, c'è questa simpatica fotografia che è esattamente il teatro dove siamo noi ora, che loro usavano come campo da tennis, una delle tante, dei tanti utilizzi che ha avuto il teatro. All'inizio del Novecento, metà palazzo viene venduto alla famiglia dei principi colonna di Paliano. E per festeggiare questo avvenimento, i Colonna in questo spazio fanno una ricordazione storica del fidanzamento di Anna Carafa con il Duca di Medina. E l'archivio Troncone possiede una fotografia che qui abbiamo chiesto copia e diritto di riprodurla, dove ci sono nel 1928-1930, c'è una fotografia di questa rievocazione, qui ci sono i Colonna di Mariano siti in abiti seicentischi che recitano questa commedia del fidanzamento del Duca di Medina. Donnanna diventa sempre più un'icona della città, di ragione di tutte le cose che ci siamo dette. Questo giornale, l'Illustrazione Popolare, porta la cronaca dei fuochi d'artificio che vengono fatti all'interno del palazzo e tutte le barche attorno, vedete, con i lampioncini veneziani che guardano questo straordinario spettacolo. Anche una festa di Piedigrotta del 1911 viene presentato un brano che si chiama Danza Donnanna. Insomma, l'immaginario collettivo ha prodotto tante espressioni. Questo strano personaggio si chiama Wilhelm Diefenbach, e Diefenbach è un pittore della mente d'Europa che ha un'idea, diciamo, antiliterale di hippie, di vita a contatto con la natura. Lui predica il buddismo, la vita di comune, la vita collettiva, insomma, eccetera. E ovviamente queste sue idee molto stravaganti non trovano spazio nella mente d'Europa, per cui scende in Italia, insomma, alla ricerca di luoghi che possono accogliere questa sua idea, e dove si stabilisce nel posto che all'epoca era quello che vi citato, quindi le persone più stravaganti, gli artisti che Capri. E tanto è vero che a Capri c'è il museo di Fermat, perché poi Moreto ha lasciato un sacco di quadri e l'una sorprendente la fanno causa, le raccolte tutti quanti, c'è un piccolo museo di Fermat. Ma perché dico questo? Qui sono altre immagini, queste danno conto di che tipo era, vedete come campava, come si faceva ritrarre. Veramente un impio, un figlio dei fiori a terra. Ma quello che mi intriga è che Diefenbach dipinge due quadri di Palazzo Donnanna, uno con il mare calmo e uno con il mare in tempesta, che sono questi qua. E guardate come lo dipinge. Cioè è come se avesse voluto unire il mito e la storia. La sirena Partenope, lo scoglio della sirena e Donnanna Carafa, è come se avesse voluto fare una specie di sunto di tutte le cose che abbiamo detto, di questa doppia anima del palazzo. Io non so poi se dice, ma tutte queste storie che abbiamo raccontato le conosceva, o se semplicemente il suo animo di artista che ha colto un qualche cosa che va oltre le mura delle scarpe. E come se avesse voluto riunire sulla tela del quadro tutta questa vicenda. Perché, ed è questa, diciamo, è la mia idea di Palazzo Donnanna, in realtà Palazzo Donnanna è diventata un'icona perché conserva ancora oggi questa sua natura doppia. Voi pensate in questo continuo movimento del mare che cresce, per cui alla fine non è mai imbarcato e non è nemmeno mai asciutto. E pensate come è elegante questa sala che studi i barocchi, la luce, il fasto, e a pochi mesi ci sta il tufo scavato, il sapore, il profumo del mare, aspro, quasi arcaico. E questa luce, guardate Panzago come dibatte il rapporto luce e ombra. Verso il mare la controfacciata è in penombra, non si vede quasi perché c'è la luce accecante.
Ricordate poi come si ribatte invece il buio della grotta e come il traforo della Fiabiliana venne messo in risalto e quindi bagnato e asciutto, luce e ombra, le vicende, i fasti, gli assalti. La doppia anima. La doppia anima è quella del popolo napoletano, la doppia anima è quella della sirena, di questo centro che non può volare. Ed è il popolo napoletano che vive costantemente sospeso per aria, se ci pensate. E per quello dobbiamo avere un'ora, perché siamo sempre in attesa che si sciolga il sangue di un santo, e siamo sempre sperando che passi la nottata, e sempre sperando che i Gesù non venuti. Che ce l'abbiamo qua, chiedete a un napoletano dove sei cresciuto, anche se stai in mezzo a un piccolo, lo senti che è stato napoletano. E quindi come siamo sospesi noi, la nostra cultura, la nostra storia, così vedete anche Don Mario sospeso tra madre e cibo, ed è per quello che è la nostra democrazia.